E adesso è arrivato il momento di dare la linea all'amico Lorenzo Valeriani perché si trova sempre a Tagliacozzo in compagnia del coro Venturini. Siamo saliti sul palco col presidente Matteo Evangelista, una piccola pausa di riposo perché
Qui si balla, non si canta solamente, si balla e si suona soprattutto. Si balla, si canta, si suona, si recita, si fa tutto quello che è il folklore, la rappresentazione di quello che è il folklore abruzzese e in questa occasione in particolare il Tagliacozzano. Dal 2019, presidente, un compito complicato, arduo, anche perché l'ex presidentessa, la De Dominicis, ha detto questo coro deve continuare a vivere per tanti, tanti, tanti anni. Ma sì, un bel incarico, anche belle soddisfazioni, sicuramente sì. Ecco, grazie all'insegnamento di Maria Lidia, io sono dal coro da circa 32 anni più o meno, e 32 anni con Maria Lidia, sì, mi sono affiancato a lei come vicepresidente, quindi un po' di scuola diciamo l'ho avuta per crescere e per speriamo portare avanti il gruppo. E allora dopo settimane e settimane di percorso fatto con i miei compagni di viaggio Mario Giacchetta e Maurizio Miglione abbiamo notato una nota positiva straordinaria. Ci sono i giovani all'interno di questo coro che si danno da fare per portare avanti una tradizione importante tagliacozzana ovviamente, ma direi dell'Abruzzo in generale. Sì, assolutamente sì, ecco, dal 2019 purtroppo la pandemia diciamo che è stato un danno per quello che sono le associazioni come le nostre. Io calcolo, sono anche un dirigente nazionale FTP, quindi abbiamo fatto un po' di calcoli, abbiamo visto che circa il 40% dei gruppi, anche il 50% dei gruppi come i nostri sono hanno chiuso i battenti, non hanno avuto il coraggio dopo la pandemia di ripartire. Noi fortunatamente no, grazie ecco, all'impegno di tutti i coristi e di questi giovani che siamo andati alla ricerca, invitandoli, proponendoci le attività, quello che facciamo, e vedo che hanno gradito. È un anno che, ecco, che diciamo che abbiamo ripreso alla grande con questi ragazzi. E sì. Questo è importante, sì. Noi diciamo sempre si dovrebbe entrare nelle scuole del territorio per cercare di intercettare appunto nuove figure. Non so se è stato questo il passaggio che avete fatto oppure se c'è stato il semplice ma pur sempre complicato passaparola. Fatto sta, volti nuovi, volti freschi, senza ovviamente nulla togliere a chi come noi presidente ha qualche anno in più e capello in meno, e parlo del sottoscritto ovviamente, non del presidente. Ma diciamo è stata una combinazione dei due fattori che hai elencato tu. Anche un po' di fortuna? Ce la siamo andati a cercare però, ecco, quindi è stata una combinazione di due fattori, perché noi ecco, come gruppo più di qualche anno abbiamo fatto, siamo andati nelle scuole, abbiamo fatto il nostro progetto e da qui sinceramente sì, qualcosa abbiamo attinto a livello di giovani, alcuni dei giovani che sono presenti, che hanno fatto questo spettacolo vengono dalle scuole, altri invece ecco, con il passaparola, con il figlio anche e i figli e le figlie dei coristi, quindi è una bella cosa, un passaggio poi tra di loro, perché sì, il gruppo si fa, ma loro sono molto amici. Questa settimana ovviamente andremo in onda qui dal Teatro Thalia, che ha sempre il suo fascino, lo possiamo dire, e soprattutto tornando al discorso dei giovani, qualche settimana fa siamo stati all'Aquila a trovare il coro CAI della sezione
aquilana è un aquilano d'adozione, un corista, non faccio il nome ovviamente per conservare e tutelare la privacy del cantante, ha detto: io non solo sono venuto a cantare all'Aquila, ma all'interno del gruppo ho trovato anche la moglie, insomma. Io non so se è successo qualcosa del genere anche a me, ecco, vedi, è successo, sì, non io ci siamo messi d'accordo, io, no, su non questa ci siamo domanda. Messi d'accordo, io sì, ho conosciuto mia moglie qui nel coro e anche due figli nel coro. Quindi quando discutete cantate. Sì, cantiamo, ecco, sì, sì. Poi lei per motivi suoi personali purtroppo ha deciso di lasciare perdere, però io faccio opera di convinzione, ma ancora non ci riesco. Ma di solito è successo già un'altra volta, di solito ci si vede troppo spesso, sì, a casa, e allora almeno nel canto ognuno va. Certo. Insomma, manda lei e sì, lei rimane, sì, a casa più tranquilla, insomma, lo possiamo dire. Però io ho chiesto di non mettermi i vincoli a me, questo è sicuro, questo, perché è qualcosa che mi piace. Un patto di non belligeranza. Sì, un patto di non belligeranza, questo bellissimo. È importante. Sì, sì, l'obiettivo del presidente Evangelista da qui a qualche anno, prima della, non so, della nuova nomina, non so se c'è un'elezione, come ogni siete anno strutturati? Strutturiamo l'elezione del presidente, si fa ogni anno, e ogni anno facciamo nuovi progetti, nuove per l'anno corrente. Il sogno nel cassetto da presidente attuale, ovviamente, le auguro di rimanere in carica, però può succedere di tutto nelle elezioni, non solo, sì, quelle, sì, dei cori. Sì, ecco. Assolutamente sì. Guarda, uno l'abbiamo realizzato quest'anno, riportando all'estero il gruppo, quindi siamo stati in Germania, che e non è una cosa semplice, da poco, sì, siamo stati in tournée in Germania, nella Baviera, nella zona della Baviera, abbiamo avuto pure molto successo, ecco, pure grazie agli amici di Scurcola Marsicana che ci hanno invitato. E l'obiettivo sicuramente è un prossimo viaggio all'estero. E non per viaggiare ovviamente, per cantare ed esportare per cantare storia di Italia Corsa. Per esportare la cultura e il nostro folklore. E poi se c'è il budget, ma questo lo diciamo un po' sottovoce, casomai presidente veniamo anche noi, ovviamente dovete ospitarci, questo è poco, ma sicuro, si scherza. Se ci sarà occasione però troveremo il tempo naturalmente di seguirvi. Allora ci siamo riposati, vi siete riposati, avete ripreso un po' fiato, avete rimesso benzina nelle gambe, e so che gli ultimi pezzi saranno abbastanza impegnativi sotto l'aspetto della fatica fisica e della voce, ma seguiteci, non cambiate mai canale, mi raccomando, a fine trasmissione potete farlo, ma noi ovviamente vi preghiamo di rimanere sempre e solo collegati sul canale 10 del Digitale Terrestre, dove ovviamente, e questo ce lo deve consentire presidente, c'è la TV più bella d'Abruzzo, e cioè Rete 8. Continuate a seguirci qui da Tagliacozzo, perché ne vedrete e ne ascolterete delle belle. A dopo. L'olio scollate decrapito e decrapito.